della pluralità di competenze che devono essere messe in campo per la salvaguardia di un monumento quale quello della Basilica di San Marco, ma che è un po' l'emblema, il paradigma di tutto ciò che si deve realizzare per mantenere in vita nel miglior modo possibile questa città. E qui concludo, però mi corre l'obbligo di due comunicazioni, una che riguarda un ulteriore convegno che faremo il 10 marzo, quindi c'è un mese di preavviso, che faremo a Mestre della Rima del Centro Cardinale Urbani sul nuovo codice dei contratti, ma arriveranno naturalmente delle comunicazioni, delle ricette, comunicazioni più precise. E poi comunque cosa che dobbiamo svolgere recentemente ed è una serie di corsi promossi dalla nostra organizzazione, promossi dalla nostra fondazione di Intendenti, che utilizzano fondi europei, sono con delle indicazioni, i dettagli sono contenuti nella newsletter numero 3, che se non è già uscita, è già uscita, ecco, qualche minuto fa immagino, che richiede delle tempistiche molto strette e quindi invito i colleghi che sono iscritti alla fondazione a andarsela a vedere, perché è un corso che assieme a parecchi codici per fare i livelli formativi con nessuna spesa da parte di chi partecipa, perché sono finanziati con i fondi europei. Grazie ancora, grazie a tutti voi che siete rimasti fino a quest'ora, ma direi che le relazioni erano molto interessanti, quindi valeva la pena, e alla prossima volta, grazie a tutti.